per essere qui, li abbiamo convocati per annunciare pubblicamente il prossimo evento del Movimento 5 Stelle che si svolgerà sabato prossimo, sabato pomeriggio. Sarà un evento particolarmente articolato perché non si svolgerà esclusivamente alla Caravella come l'ultimo preelettorale che abbiamo appunto coronato la nostra campagna elettorale, ma si svolgerà in duplice forma. La parte finale sarà alla Caravella, allestiremo un palco, qui daremo spazio alla musica e ad alcuni interventi di tipo più prettamente politico, ma soprattutto perché nella parte diciamo iniziale dell'evento che inizierà nel tardo pomeriggio avremo la presenza dei parlamentari Di Maio e Di Battista insieme più altri parlamentari sia europei che nazionali e si articolerà in una passeggiata nel centro storico cittadino proprio per far conoscere da vicino le potenzialità, la realtà e le potenzialità del centro storico. Poi successivamente ci sposteremo a Marina dove la passeggiata continuerà e dove si concluderà poi ovviamente sul palco della Caravella, allestito alla Caravella. Ovviamente non avremo la possibilità di averli fino a notte inoltrata perché ovviamente una volta arrivati sul palco faranno presumibilmente un breve saluto, ora non sappiamo ancora tecnicamente tutti i dettagli perché poi in realtà dettagli perfetti li sapremo soltanto all'ultimo momento in base agli orari in cui appunto si articoleranno le due passeggiate, che poi fondamentalmente saranno due passeggiate. Non dimentichiamoci che quando appunto l'evento così aperto ovviamente si presta anche a imprevisti dell'ultimo momento, per cui non è detto che riusciremo a rispettare diciamo alla lettera quelli che sono i nostri diciamo gli intendimenti del gruppo ovviamente. Quindi questo è un po' intanto l'evento più importante che svolgeremo sabato. Poi vi faremo avere in giornata anche una lettera da parte del movimento a firma del sottoscritto in cui facciamo una specie di, possiamo considerarlo un po' un appello agli elettori o comunque ai cittadini, insomma. L'occasione è un'occasione veramente unica e non possiamo lasciarla perdere. Però poi di questo magari lascio la parola a Michele, al neo consigliere Michele Palma. Col quale ci siamo contesi questo onore di rappresentare il movimento in questa tornata elettorale. E l'onere. E anche l'onere. Forse più l'onere. Partecipata adesso, porto un consiglio. Bah, non credo. Sì, peraltro il fatto di essere qua a fianco, se vogliamo, segna anche una differenza rispetto a quello che si vede in giro, nel senso che noi, con uno spirito di collaborazione, con uno spirito di servizio, ci mettiamo a disposizione, quindi lontano da protagonismi e personalismi, e la dimostrazione di questo è il fatto che io e Francesco siamo qui a fianco a portare avanti assieme questa campagna elettorale. Volevo fare una veloce riflessione sul fatto che rispetto alle elezioni del 2012, intanto che abbiamo vinto al primo turno sia come lista che come candidato sindaco e che abbiamo raddoppiato sostanzialmente rispetto al 2012 i nostri voti, e il nostro candidato sindaco è stato più scelto. E la lista del Movimento 5 Stelle supera di quasi 10 punti il suo competitor che sono i secondi arrivati, che è il PD.
quindi il Movimento 5 Stelle a calare 10 punti sopra il PD. Il fatto che vengano, ci diano la disponibilità anche dai parlamentari nazionali, i cosiddetti big del movimento, come vi piace dire a voi, è anche la dimostrazione del fatto che Carrara gode di una certa fiducia, perché diciamo, i risultati sono dalla nostra parte, il gruppo di Carrara sta lavorando bene ed è un riconoscimento anche in questo senso qua. Resta il problema di quel 40% che non è andato a votare, e a questo proposito c'è da fare una considerazione, perché ci è giunta voce e ci continua a giungere voce da molti cittadini che chiedono anche informazioni a noi, che sta praticamente circolando una voce secondo la quale, infondata ovviamente, secondo la quale potrebbero votare al ballottaggio soltanto quelli che hanno votato al primo turno. Allora qua bisogna, è una cosa che fa sorridere chi è un minimo dentro le questioni politiche, però è una voce che sta girando e potrebbe far leva, non dico sul 40%, ma su tante persone potrebbe far presa, e quindi qua bisogna che facciamo una smentita di questa voce forte noi, ma anche voi che vi occupate di informazione, credo che sia, dovreste farvi carico di dare, non che avete mai dato, no, una cosa. Sta circolando a che livello? L'abbiamo, si legge sui social, molti cittadini ci hanno contattato per chiedere se è vera questa cosa. C'è una voce che gira. Statistica, personalmente siamo stati. Non abbiamo dei dati su quanti sono le persone che. Però siamo stati. Poi ci arriviamo. Poi arriviamo anche a questo. Sono delle voci che girano e che sono. Se chiudete le camere, io voto. Sono delle voci che girano e no, che sono. E che sono ovviamente infondate, non sappiamo, non possiamo dire con certezza se girano diciamo spontaneamente o se sono voci messe in giro, perché è chiaro che per noi che siamo per il cambiamento, chi non è andato a votare chiaramente lo fa perché è scontento della politica, salvo chi non ha potuto ovviamente, ma chi non va a votare per scelta normalmente lo fa perché è scontento della politica e quindi o vota per un cambiamento o non va a votare, quindi questo genere di voci danneggia il movimento e quindi noi la smentiamo categoricamente. Possono votare tutti gli aventi diritto indipendentemente dal fatto che abbiano votato al primo turno, questo fa quasi sorridere, però questa voce c'è e quindi mi aspetto che anche voi la sottolineate questa cosa. E a proposito di voci incontrollate che girano, domani faremo una conferenza stampa, ve lo annuncio già adesso, alle 12, diciamo che sarà finalmente su un tema importante di cui noi abbiamo già parlato spesso in campagna elettorale, ma che sembra un po' scomparso dai radar della campagna elettorale, che è il marmo, e domani quindi faremo una conferenza stampa alle 12 su questo tema. E quindi vi invito a partecipare, sempre qua, giusto Daniele? Quindi Francesco, se vuoi dire qualcos'altro. No, quindi un'attenzione a livello del movimento ovviamente massima, visto che sono pochi comuni che sono in qualche modo arrivati al ballottaggio a livello nazionale. Noi abbiamo la fortuna di avere, di essere in buona compagnia, dato che anche Asti è riuscita all'ultimo tuffo, anche se per un pugno di voti, è riuscita ad arrivare a questo risultato. Indubbiamente gli elettori, dal nostro punto di vista, hanno premiato il risultato, il buon lavoro che abbiamo fatto anche in Consiglio Comunale, altrimenti non si spiega questo risultato doppio, sia come candidato sindaco che come dato di lista. Ecco, questo è importante sottolinearlo, perché non dimentichiamoci che fino alle precedenti elezioni, quelle in cui l'attuale competitor era vice sindaco, il Movimento 5 Stelle nemmeno esisteva. Ecco, quindi in questo senso devo dire che il Movimento sta portando forze nuove, idee nuove in questa città che attualmente vive di rovine, e le più vicine le abbiamo qua a due passi. Io vorrei fare due domande.
Una è in merito alla campagna elettorale, quindi capire se quello di sabato sarà l'ultimo appuntamento, se comunque si parla anche, dovrebbe venire Beppe Grillo, è vero, la settimana prossima c'è già qualcosa di... Allora, sicuramente l'ultimo evento non è. Okay. Se verrà o meno, noi ad oggi non abbiamo la più pallida idea, anche perché gli impegni a livello nazionale sono pressanti per tutti, e faremo un ulteriore evento ovviamente il venerdì prima del ballottaggio, che stiamo organizzando. Vedremo quali forze, diciamo, quali personaggi ci supporteranno. Per il momento è ancora presto per dirlo, abbiamo già in qualche modo difficoltà a delineare al 100% la scaletta di sabato prossimo, perché poi l'orario vengono nel pomeriggio, quindi potrebbe essere verso le 5. La passeggiata l'abbiamo fissata per le 6:30. Partirete dal centro, quindi noi abbiamo qui il nostro punto di incontro, verosimilmente arriveranno qua accolti da questo splendido teatro che i cittadini frequentano continuamente negli ultimi decenni. Peccato che i cittadini che lo frequentano in realtà sono topi e non cittadini in carne ed ossa, insomma. Io volevo poi fare un'altra domanda, senza invece posso integrare l'idea anche per di sabato, di mandare anche un messaggio positivo però della città di Carrara, cioè quindi di far vedere che comunque Carrara è bella ed ha delle potenzialità enormi, e quindi sfruttare anche il palcoscenico nazionale che comunque ci dà il fatto di avere qua Di Maio e Di Battista, per lanciare anche un messaggio a livello nazionale della bellezza di Carrara, sebbene è bellezza un po' deturpata, diciamo. E quindi era anche questo, scusa. No, io volevo già che c'eravamo fare anche un ritornare un po' sull'analisi del voto, no? Quello che state dicendo, perché se da un lato comunque il vostro risultato era pronosticabile quantomeno, no? Comunque di arrivare al ballottaggio, poi se come prima, seconda, però insomma era pronosticabile. Secondo me uno dei dati più significativi che però emerge da che è emerso da questo primo turno è come, non so come definire, diciamo le macchine da voto hanno comunque preso un sacco di voti, cioè quelli che prendevano 800 voti prima li hanno presi adesso, a prescindere da con chi fossero in lista. Cioè voi questo segnale come lo interpretate? Secondo voi è possibile riuscire a scardinarlo anche in ottica a ballottaggio? Perché poi è un problema che... Allora, il fatto che queste macchine da voto continuino a prendere voti ci fa capire come la politica sia finita in basso dal nostro punto di vista a Carrara. Il voto per natura, per definizione, deve essere un voto libero. A noi quelli sembrano... Siamo convinti che quelli siano i soliti voti dei soliti volti, e questo dal nostro punto di vista denota una mancanza di libertà, una mancanza di indipendenza da parte di certi concittadini che in qualche modo vengono tenuti all'amo da certi soggetti che hanno interpretato la politica, interpretano la politica in un modo più deleterio che possa esistere. Questo è proprio dal nostro punto di vista un po' l'abiezione della politica, è l'antipolitica, è la vera antipolitica, non siamo noi l'antipolitica, l'antipolitica è fatta da questi personaggi che a noi arrivano voci, però insomma, quindi sono voci, non possiamo... In realtà però hanno confermato ancora tutta la loro potenza. Certo, sicuramente. Vedremo che come potranno, nel momento in cui saranno all'opposizione, vedremo come sapranno fare politici, essere politici, fare politica. È anche la dimostrazione che in questo momento i cittadini si trovano di fronte ad una scelta. Da una parte c'è il Movimento 5 Stelle che è aperto a tutti i cittadini,
e dall'altra parte c'è un sistema partitocratico che gestisce il voto in una certa maniera, e quindi i cittadini, cioè la dimostrazione è quello che state dicendo voi, cioè che hanno preso tanti voti, i soliti noti, le macchine da voto, le solite preferenze, che sono, guarda caso, le solite anche di 5 anni fa, probabilmente anche di 5 anni prima ancora. È la dimostrazione che c'è, i cittadini si trovano davanti ad una scelta: o scelgono di premiare il solito sistema partitocratico che tiene in mano voti, preferenze con un sistema chiuso, e lo può fare in due modi il cittadino, premiare questo sistema partitocratico, o andando a votare per il PD o non andando a votare. L'altra alternativa è andare a votare e scegliere Francesco De Pasquale, perché noi abbiamo dimostrato invece che anche per il percorso che abbiamo fatto per arrivare alla definizione dei candidati, del candidato sindaco, degli assessori, la maggior parte dei quali sono già stati presentati, è un percorso di trasparenza completamente diverso. Quindi la scelta è tra un sistema partitocratico che gestisce voti nella maniera che abbiamo visto e che si è confermata ancora una volta, oppure noi. Quindi è una sorta di referendum questo. Era questa la domanda? Sì. No, perché a volte ci lasciamo. No. Faccio una domanda, probabilmente sì. Se l'altra parte del PD, che comunque ha fatto un bel risultato, a differenza di quello che aveva previsto il sondaggio, e che non ha ancora deciso se resterà, se ricongiungerà o no, se si spostasse verso di voi come l'accogliereste? Nell'unico modo in cui possiamo accoglierlo, cioè col voto dei semplici cittadini. Qualcuno si sta già spostando, lo sapete, no? Sì, col voto dei semplici cittadini, punto. Noi abbiamo detto e ribadiamo che non facciamo alleanze con nessuno, proprio perché fare le alleanze significa scendere ai compromessi, scendere al ribasso, e quindi noi non possiamo accettarlo. Il Movimento 5 Stelle vuole governare nell'interesse della collettività, non vuole governare a prescindere, non vuole avere la poltrona e allora per arrivare alla poltrona fa gli accordi con Tizio, con Caio, in modo tale da poter arrivare a un certo risultato. La cittadinanza, i cittadini hanno la possibilità di cambiare in modo netto, chiaro, inequivocabile il sistema di governo di questa città. Noi siamo la garanzia in questo senso, siamo i garanti del cambiamento, siamo i garanti dell'imparzialità, siamo i garanti del fatto che vogliamo governare a favore di tutti, non a favore di Tizio, Caio, Sempronio, o aggiungiamo pure anche qualche altro nome, ci mancherebbe, potremmo mettere anche Nerone, visto che come imperatore non gli hanno ancora dato, come no? Con tutte le auto che sono andate a fuoco, eccetera, insomma, quello che sta succedendo a Marinella, qualche timore, scusate, ma ce lo poniamo, insomma, anche nel passato qualcosa che è andato a fuoco l'abbiamo avuto, insomma, anche con conseguenze piuttosto devastanti. Il più recente è l'RR, insomma, non dimentichiamocelo, che ce l'abbiamo, è uno dei grandi regali che ci lasciano le precedenti amministrazioni, non dimentichiamocelo, ecco. Bene, grazie. Sì, e ricordatevi di lasciare un po' di spazio.